Benvenuto a Oberon, un libro game in formato audio dove sei tu ascoltatore a decidere le sorti del protagonista. Ascolta il racconto sino alla fine e commenta sotto al video con una delle scelte disponibili. La decisione più votata determinerà il destino del protagonista nell'episodio successivo. Nell'ultimo episodio la maggior parte di voi ha deciso di offrire una pozione di vigorilla e alleviare le sofferenze del vecchio. Andiamo dunque a vedere come questa scelta influirà nel destino del protagonista. With the staff in hand and courage in heart, he ventures forth where the wild wind starts, guided by the light of an ancient rune toward the stone beneath silver moon. The righteous wizard in the twilight's gleam, find the stone, the heart of your dream. Through the dark and through the fears, chase the light till it appears. Oh, rise, young wizard, in the twilight's gleam. Find the stone, the heart of your dream. Through the dark and through the fears, chase the light till it appears. Oberon versa lentamente il liquido nella bocca dell'uomo. Dopo un po' riesce ad aprire gli occhi e le guance riacquistano un po' di colore. Grazie, fratello. È bello quello che hai fatto. Vorrei ricambiarti, ma prima devo dormire. Dormire. Oberon finisce di mangiare e poi resta seduto, meditabondo. Pian piano, vinto dalla stanchezza, scivola in un sonno profondo, mormorando delle formule rituali di meditazione. Il sonno si rivela ristoratore e anche molto utile. Oberon fa uno strano sogno in cui gli appare il più anziano dei suoi maestri scianti, con le braccia sollevate in un gesto di benedizione, che sta recitando una formula nella lingua del suo popolo. Poi appare la visione del tempio sacro di Amida, con tutti i maghi raccolti in cerchio e con le braccia sollevate. Hanno mandato in suo aiuto la forza del loro pensiero. E questo rinvigorisce Oberon di un'energia benevola. Un grido penetrante sveglia Oberon di colpo. Ai pallidi raggi della luna che filtra dalla stretta finestra sulla parete, il ragazzo distingue la figura del vecchio sacerdote che tenta di sollevarsi dal letto. «Una visione! Una visione!» sta gridando. «Un messaggio dei miei maestri!» punta verso di Oberon la sua mano tremante. «Tu! Tu devi essere aiutato! Vieni più vicino!» Si è alzato in piedi e si avvicina barcollando. «Voglio ricambiare la tua generosità!» gli sussurra in un orecchio. «Immagino che tu e il tuo amico vogliate scappare da questo luogo maledetto. Sono stato qui molti anni e so come si può fuggire. Me l'hanno detto altri prigionieri.» I suoi occhi iniettati di sangue fissano quelli di Oberon con un'intensità quasi folle. Oberon gli prende la mano e lo esorta a continuare. «Non conosco il sistema per uscire dalla cella, ma una volta fuori di qui, per uscire dalla prigione dovete...» Dalla sua gola non esce altro che un grido strozzato e il vecchio stramazza al suolo. Oberon guarda Chan con gli occhi pieni di lacrime. «Niente da fare, ma è morto. E adesso per noi è veramente finita.» Con il cuore angosciato, Oberon vede spuntare l'alba. Il vecchio sacerdote della religione Shanti giace morto sul pagliericcio. Dopo un po' ricompare la ragazza che ha portato loro da mangiare. «Ecco, mangiate», dice, facendo passare un'altra ciotola di riso tra le sbarre. «Il vecchio è morto», dice Oberon indicando il corpo. La ragazza gli lancia un'occhiata. «Lo dirò a Mamma Uba.
Forse vorrà impadronirsi della sua anima prima che esca dal corpo. Comunque, era uno sciocco. Meritava di morire. Ma forse mamma Uba riuscirà a utilizzarla in qualche modo. Oberon e Chan restano a guardarla, sbalorditi dalla freddezza della sua voce e dalla disinvoltura con cui parla dei tormenti di quel poveretto. Lei gli fissa a sua volta e i suoi occhi sono un'immagine di un'innocenza trasparente. Sembra inconsapevole di aver detto qualcosa di sconvolgente. Oberon decide di tentare di parlare con lei. Dalla chiacchierata, Oberon viene a sapere che la ragazza si chiama Tanit. È una novizia nello studio delle arti occulte ed è al servizio di mamma Uba, sua tutrice e maestra. La ragazza è molto bella, con lunghi capelli neri scarmigliati e un magnifico paio di occhi verdi. «Dicono che sei un mago e che hai sfidato la parola della pietra Kazin», dice guardando Oberon con curiosità. «Proprio così», risponde Oberon e si accorge che in fondo non gli dispiace fare colpo su questa bellezza selvaggia. «È un vero peccato», dice Tanit scuotendo la testa. «Mamma Uba ti metterà alla tortura. I seguaci di Shazarak usano dei metodi molto brutali. Questa notte sarai condotto nella stanza delle tenebre, dove saprai cosa vuol dire il dolore e la paura». «Devo assolutamente fuggire di qui. E tu forse mi puoi aiutare». Tanit guarda Oberon con un'espressione mista di paura e attrazione. «No, no, non posso. È troppo pericoloso. Non posso farlo». Dalla tasca della veste prende un fiore secco e lo strofina tra le mani, lasciandone cadere la polvere sul cibo di Oberon. «Così affronterai con più forza questa prova terribile. Di più non posso fare». Si alza in piedi, cercando di nascondere il turbamento che si legge negli occhi di Oberon. «Mi dispiace». Poi scompare. Oberon capisce che non c'è tempo da perdere. Anche se non ha più l'asta, deve fuggire assolutamente. Rapidamente finisce di mangiare il riso con sopra la polvere che vi ha sparso la ragazza. E quasi immediatamente il giovane mago si sente rinvigorito di una nuova forza. Finito il pasto, cerca di mettere a punto un piano per recuperare la libertà. Oberon passa tutto il giorno a meditare su quale dei suoi poteri potrebbe aiutarlo a uscire da quella situazione e al cadere della notte è pronto per decidere. Passando mentalmente in rassegna tutti i suoi incantesimi conosciuti e il suo grado di controllo su di essi, alla fine prende la decisione di entrare in contatto con il regno dei morti, usando il potere di evocazione, per poter parlare con il sacerdote morto nella cella. Con una scheggia di pietra segna sul pavimento la figura di una stella a cinque punte. Poi Oberon si mette al centro ed entra in meditazione. Si concentra sul corpo del vecchio, inviando un richiamo verso il livello spirituale. La sua mente si riempie delle voci di migliaia di spiriti e vede davanti a sé una folla di figure evanescenti. Il mercante, Chan, fa un passo indietro in preda al terrore perché dal corpo immobile del vecchio si sta distaccando una figura luminescente, l'immagine argentea del suo spirito che getta una pallida luce sulle pareti della cella. «Eccomi, Oberon! Io sono pronto ad aiutarti, ma in cambio sei tu pronto a pagare il tuo tributo al mondo delle ombre». Oberon non è molto convinto, ma accetta l'offerta del sacerdote. «Siamo d'accordo allora. Da parte mia ti darò l'aiuto che ti serve, anche perché ora vedo che sei al servizio dei maestri Shanti, come ero io una volta. Quando esci dalla cella, prendi il corridoio a destra e quando arrivi in fondo, imbocca la scala a sinistra. Da quel momento
devi andare sempre a sinistra e in salita. Questa è l'unica via per raggiungere la salvezza. Tutte le altre conducono alla morte. E io cosa dovrò fare in cambio? Tu dovrai liberare gli spiriti dei morti che giacciono qui. Esci dalla stella cinque punte e recita la formula proibita per rendere la libertà alle anime che sono morte ingiustamente. Le vittime vogliono vendicarsi dei loro assassini, ma attento, devi farlo ormai. Gli spiriti hanno impegno la tua anima. Oberon è in preda al terrore. La legge Shanti proibisce di recitare la formula proibita perché i morti, una volta chiamati sulla terra, sfuggono ad ogni controllo e possono compiere ogni sorta di azione. Ma con le membra percorse da un brivido, Oberon decide di uscire dalla stella cinque punte e pronunciare la formula proibita, conosciuta come il canto dei morti. Lo spirito del sacerdote sospira. Ecco, ora prendi l'amuleto da quello che è stato il mio corpo. Ti proteggerà da questi spiriti. Oberon prende l'amuleto dal collo del sacerdote e se lo mette addosso. Intorno tutto è silenzio. L'aria si sta lentamente raffreddando e Oberon comincia a sentire come un lugubre mormorio in lontananza. Poi dei lamenti agghiaccianti che si fanno sempre più acuti. Gli spiriti vogliono la loro vendetta. La porta si apre di colpo e la cella è investita da un vento violento. Oberon prende Chan per un braccio. Il mercante è pallido e impietrito dalla paura. «Svelto!» gli mormora all'orecchio Oberon. «Vieni con me!» I due corrono fuori nel corridoio, mentre dalle pareti e dal pavimento escono delle forme evanescenti che si librano nell'aria. In un angolo, Oberon vede il cadavere orrendamente mutilato del secondino, che stringe ancora in mano il pugnale. Oberon ne approfitta per prenderlo. Inoltre vede le chiavi della prigione. Il ragazzo subito le prende, con l'intenzione di liberare tutti i prigionieri. Afferrate le chiavi, Oberon corre lungo il corridoio, aprendo tutte le celle che incontra. I prigionieri escono di corsa, fuggendo in tutte le direzioni. Dopodiché torna indietro per prendere le scale verso destra. Arrivati in una piccola stanza, vedono uno sciadaco che dorme su una sedia, con le spalle rivolte verso di loro. Insieme al mercante decide di oltrepassarlo senza svegliarlo. Corrono su per la scala, giungendo su un pianerottolo dove ci sono due uscite. Quella a sinistra è chiusa da una pesante porta di legno, mentre da quella a destra, oltre ad un'apertura ad arco, parte uno stretto corridoio. In lontananza si sente un rumore di macerie che fa tremare il terreno sotto i loro piedi. «Da che parte?» I due prendono l'uscita di sinistra. Provano a spingere la pesante porta, ma è chiusa a chiave. Oberon allora prova a utilizzare le chiavi della prigione. Con mano tremante passa ad una le chiavi cercando quella che vada bene. Poi decide di usare il suo potere della psicomanzia. Visualizzando nella mente il meccanismo della serratura, tasta le chiavi ad una e quando trova quella che gli sembra giusta, prova ad aprire. Oberon sente lo scatto della serratura che si apre. «Grazie al cielo!» «Grazie al carceriere!» ribatte Chan pallidissimo. Dietro la porta c'è un altro pianerottolo, da cui partono due scale. «E ora tocca a te, giovane mago!» «Cosa dovrebbe fare Oberon in questo caso?» «Prendere la scala a sinistra, prendere quella a destra, oppure dovrebbe usare il suo potere della profezia?» «Prendi bene la tua scelta e scrivila in un commento sotto al video. Puoi anche mettere un emoji con la freccia a sinistra o la freccia a destra, a seconda di dove tu voglia andare.
Se invece tu vuoi usare il potere della profezia, metti un emoji che sorride. La decisione più votata determinerà il destino di Oberon nel prossimo episodio.